Lo schiavo del peccato non può farne meno! Non può farne meno! Perché non è stato mai capace a liberarsi dal peccato! Perché se un uomo è capace di liberarsi dal peccato, allora il Cristo è venuto in vano! Ma Cristo non è venuto in vano! Alleluia! È venuto per salvare il cuore dei pezzi, di tutti coloro che professano di conoscerla e vivono una vita peccaminosa, di tutti coloro che professano di conoscerla e di dire addirittura che siamo cristiani senza avere la minima idea chi è lui. Tanti professano di conoscerla senza mai toccare la sua parola. La sua parola è verità. Alleluia. E lui è la verità. Grazie Padre. E Gesù Cristo si può conoscere solo per mezzo della parola. E sospinti dal Spirito Santo, il Dio ci ha mandati qua, cari anime di cattolica, per poter ricevere questa verità. Perché? Perché Dio vuole che l'uomo riceva questa verità? Perché siete la sua creatura. Alleluia. Perché a lui piange il cuore quando vi vede affogarsi nel peccato. Lui vi piange il cuore quando vede gli uomini che muoiono senza essere ravveduti. A lui piange il cuore, per questo ha mandato Cristo. Salva, sì. Che ognuno creda scamperà all'inferno. E nessuno scapperà all'inferno se non dà la vita a Cristo. Altro che tante menzogne che ci insegnano in giro. Altro che coloro che ci insegnano che con i soldi possiamo comprare la nostra salvezza. È una grande menzogna questa. È una grande menzogna questa. Oh, alleluia. Perché questa chiesa che ha voluto tenere ignorante riguardo alla verità di Dio l'uomo. E oggi noi vediamo i frutti di questa ignoranza. Gloria a Dio, grazie. La parola Spirito. Ignoranza non è per offendere, cari, ma è per poter mettere davanti alla verità i cuori che vivono in questa ignoranza ancora, in questo buio, nelle tenebre. È per questo che Cristo è venuto nel mondo. Alleluia! E liberare tutti quanti dalle tenebre. Tutti quanti coloro che la riceveranno però. Tutti coloro che piegheranno i ginocchi davanti a lui però. Soltanto davanti a lui. Alleluia il Re. E non davanti ai idoli. Non davanti ai uomini. Ma davanti a lui soltanto. E gli idoli ne sono tanti. Idoli ne sono tanti in questa vita, cominciando dai uomini e dall'uomo stesso e da tutte le invenzioni dei uomini. Ore di Buddha, di Maometto, di Madonna, dei santi, del Papa. Questi sono gli idoli, care anime. Abbandonateli. Non credete a questi idoli, allontanatevi. Solo Gesù può salvare. Se volete avere una possibilità di ricevere la verità di Dio, allontanatevi a questi idoli, perché vi stanno portando alla morte. È giusto che voi non ci comprendete. È giusto che voi non potete capire questa cosa.